2000 anni fa i romani qui sul Ticino cavavano oro. Noi non facciamo altro che ripercorrere un po' quelle orme. È come andare a funghi, no? Tu vai a funghi e ti trovi quel fungo particolare bello, ti rimane estasiato prima di raccoglierlo. Lo stesso è qua, man mano che si setaccia e la parte leggera va via e rimane pesante, si vedono questi bagliori, perché l'oro è su un fondo scuro, perché qui c'è del ferro, c'è la magnetite, quindi si vede, perché non c'entra, uno rimane così come controllare il fungo. Certe volte vedi la pagliuzza, certe volte vedi il pezzo più interessante, allora ho lavorato per qualcosa, no? Un altro ammalato. Oggi ti immortaliamo. Ma arrivo da Bergamo, eh? Da Bergamo arriva. Dunque, figurati la malattia dell'oro. Parte la stanchezza, ti viene ripagata la sera quando sei lì che pulisci quelle piccole pipitine che hai trovato, con 0,5. E già trovato tanto, per me quando tu porti a casa mezzo grammo è portato a casa bene. E quando ci mettiamo mia moglie ci dividiamo poi i compiti, io faccio il pesante, quindi scavo e lei rimane a pulire il concentrato. Se tutto va bene riesco a fare una quantità a settembre, dovrei fare il 25° matrimonio. Se riusciamo con l'oro che abbiamo raccolto fare anche due piccole fedi simboliche della nostra unione e del fatto che abbiamo raccolto l'oro assieme. Inizialmente ero partito per cercare col metal detector, perché provengo da una zona di guerra, dal piano d'Asiago, di fronte a Grappa. L'idea era quella di cercare scheggi di bombe a Compagnia Bella. Curiosando in rete, ho trovato questa passione qui e via. Poi curiosando, vai dentro a leggere i vari posti con tutti, ho trovato Giuseppe, che in queste cose è un maestro. Mi ha affascinato vedere le sue cose, i suoi disegni, le sue cose, le sue ricerche, la passione che ci mette, così sono 6 mesi che mi sono aggiunto al maestro. Non conviene venderlo e quindi perde di significato. Significato poi può essere la compagnia, scoprire posti nuovi, la fatica fisica, perché da insegnante di educazione fisica, non so se lei ha mai sentito lo sballo del corridore. Per noi è lo stesso. La giornata io non sento la fatica perché il mio corpo produce endorfine.